comunicazione. Un uomo, una donna, una donna, una donna. Alternanza di genere, ragazzi. Così, esattamente, così. Non facciamo decidere la nostra vita un cromosoma. Ci siamo. Ci siamo allora. Benvenuti alla conferenza stampa, e diamo subito la parola al senatore Andrea Cioffi. Grazie. Ci ritroviamo per parlare di Vincenzo De Luca, uomo al potere a Salerno da 23 anni e adesso al potere anche in Regione Campania. Una persona che ha fatto del sistema di clientele un metodo che lui ha attuato a Salerno in maniera forte, continuata e ripetuta. Un uomo che ha sempre allontanato coloro che non erano allineati con il suo pensiero unico. Basti pensare a un assessore all'urbanistica del Comune di Salerno o al segretario del Partito Democratico, da lui allontanati, per poi ritrovarci il figlio come assessore al bilancio del Comune di Salerno. Un uomo che ha costruito un sistema, per esempio, basandosi sul piano regolatore, dove il Comune di Salerno, in decremento di popolazione da 150.000 a 130.000 abitanti, ha previsto un incremento fino a 180.000 abitanti, una cementificazione massiccia evidenziata nel culmine di Piazza Libertà e del Crescent, un edificio privato lungo 300 metri, alto 30, per il quale è sotto processo. Questo modo di fare di quest'uomo è continuamente stato vissuto da tutti i cittadini salernitani e continua a essere perpetuato. Vedremo che cosa succederà su questi processi. Personalmente è dal 2002 che firmo atti, il primo era un ricorso al TAR, firmo atti contro le azioni di questo signore, contro le varianti urbanistiche, contro tutto quello che ha fatto a Salerno. Questa è l'ultimo delle cose che ha messo in campo. Questo sistema di clientele per il quale lui si sente orgoglioso, clientele che lui diceva che erano in capo a Edmondo Cirielli quando si parlava di sanità, e lui diceva: questo è un sistema clientelare e questo sistema serve ai partiti, e oggi contesta se stesso come sempre fa parlando di clientele. Ce n'è d'avanzo, potremmo parlare ore di De Luca, ma voglio lasciare la parola ai miei colleghi. Interviene il capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle, Giulia Grillo. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. Oltre a essere capogruppo alla Camera sono anche medico e sono un membro della Commissione Affari Sociali. Perché ve lo dico? Perché noi abbiamo assistito in questa campagna referendaria a un uso indecente della salute dei cittadini, in cui è stata strumentalizzata la pelle dei malati di cancro per sostenere le ragioni del sì in maniera ipocrita e falsa, ben consapevole del fatto che questa riforma nulla cambia, nulla migliora rispetto a un problema sanitario che individuiamo principalmente nelle mani della politica sulla sanità. E vi dico questo proprio perché in questo momento, mentre noi siamo qua, i nostri deputati della Commissione Affari Sociali, Silvia Giordano, tra l'altro di Salerno, e Vega Colonnese, stanno lottando contro il Partito Democratico, che ha avuto il coraggio di presentare un emendamento
tu, sottoscritto da tutti i deputati campani, un emendamento che cambia una legge fatta dallo stesso governo Renzi, una legge che impediva ai presidenti di regione di fare i commissari sanitari regionali. Ebbene, questi signori stanno avendo il coraggio di presentare questo emendamento regalando a De Luca la possibilità di diventare commissario regionale, e questo quando lo stesso responsabile della salute del Partito Democratico, Federico Gelli, qualche anno fa si vantava, quando venne approvata proprio questo comma 569 della legge 190-2014, la legge di stabilità del 2014, che c'era un vento di cambiamento epocale perché i presidenti di regione non potevano più fare i commissari. Adesso questa gente, andando contro quello che avevano sempre sostenuto, trasformando la legge di bilancio in un marchettificio epocale, alla faccia di tutti gli italiani che in questo momento soffrono, di 9 milioni di cittadini italiani poveri, questa gente cosa fa? Trasforma un'occasione, la legge di bilancio, che dovrebbe essere il volano dello sviluppo economico di questo paese, in un mega marchettificio immorale. Questo non deve succedere. In questo momento, grazie alla denuncia della mia collega Silvia Giordano, che ha fatto presente anche ai colleghi increduli della maggioranza che non hanno firmato quell'emendamento, questo emendamento in questo momento è stato accantonato, e voi insieme a noi avete la responsabilità di fare arrivare all'esterno questa denuncia e impedire che si consumi un obbrobrio giuridico, morale e politico di questo livello. La misura, signori, è veramente colma. Grazie. Interviene Valeria Cianambino, consigliere regionale. Sì, io sono un consigliere regionale della Campania e sono qui per portare la voce della Campania onesta, che non può più essere rappresentata da un presidente che continuamente dà dimostrazioni della sua indegnità e della sua impresentabilità, che si dà da solo la patente dell'impresentabilità. Non c'è più neppure bisogno della Bindi o della magistratura. I 26 minuti di audio trasmessi dal Fatto Quotidiano, che quasi nessuna televisione e pochissimi giornali hanno ripreso, sono uno schiaffo alla Campania, e il silenzio delle istituzioni e della politica di questo paese sono uno schiaffo ai cittadini campani, che aspettano legalità, trasparenza e onestà nel nostro territorio già martoriato. In quei 26 minuti di audio ci sono dei passaggi che sono agghiaccianti. Mi riferisco certamente all'esaltazione dell'esempio virtuoso di clientela di tale Alfieri, sindaco di Agropoli, che appunto addirittura dovrebbe riuscire ad acquistare consensi per il sì con un piatto di fritture e uno yacht. È chiaro che una iperbole del genere può essere facilmente liquidata, come si sta tentando di fare, minimizzando come una battuta. Certamente non può essere liquidata con una battuta quello che è il seguito di questo video, in cui De Luca, con estrema lucidità, chiarezza e serietà, nessuna inclinazione alla battuta, istituzionalizza il clientelismo e dà indicazioni di come andare a prendersi voti degli imprenditori, della sanità privata, utilizzando come contraccambio i finanziamenti pubblici, il fiume di denaro che Matteo Renzi farà arrivare in Campania, i fondi alla sanità privata, i fondi europei che verranno dati addirittura agli studi professionali. Questo si chiama clientelismo, questo si chiama voto di scambio, significa promettere denaro pubblico in cambio di voti, significa condizionare il voto dei cittadini. Per questa ragione in Consiglio regionale della Campania noi abbiamo chiesto immediatamente le dimissioni di questo presidente indegno. Abbiamo presentato già pronta una mozione di sfiducia, che non può essere presentata perché mancano le firme di 4 consiglieri. E allora, siccome il centrodestra in una scorsa occasione ci ha fatto aspettare 3 mesi per presentare la sua mozione di sfiducia, visto che loro hanno i numeri, e alla fine hanno stralciato il tema delle indagini a carico di Vincenzo De Luca, perché evidentemente anche loro hanno fior fior di indagati, adesso ci aspettiamo che venga presentata nell'immediato una mozione di sfiducia e che certamente non venga stralciato il clientelismo. La nostra è già pronta. Non ci basta neanche un atto politico così forte. Chiunque di voi abbia ascoltato questi 26 minuti agghiaccianti ravvisa dei profili talmente gravi che ci è sembrato il minimo sindacale fare un esposto alla magistratura. Io ho ricevuto migliaia di messaggi di cittadini che mi hanno scritto e mi hanno contattato chiedendoci di denunciare questo presidente impresentabile e indegno. Abbiamo presentato un esposto alla magistratura nel quale appunto esponiamo quelli che sono i fatti che emergono da quel video,
che potrebbero configurare un reato di voto di scambio, che certamente ledono il principio costituzionale della libertà e della segretezza del voto, in cui addirittura De Luca usa le istituzioni pubbliche, la sua segreteria, per far pervenire i fax con le indicazioni del numero, appunto, dei pacchetti di voti che gli amministratori locali dovrebbero proporre. Allora noi ci auguriamo, questo è veramente, ci facciamo portavoce della campagna che ha bisogno di legalità e di onestà, e ci auguriamo che la magistratura apra un'indagine su questa vicenda scandalosa, dove, come vi ha raccontato Giulia Grillo, la ricompensa della clientela sta già arrivando, la merce di scambio sta già arrivando, arriva dal governo. Io ho anche trovato su Twitter un tweet di alcuni laboratoristi campani che rispondevano all'appello del Presidente, o lo screenshot, e dicevano: se cambierà il decreto sugli accorpamenti dei laboratori, gliene saremo grati. Sono segnali preoccupanti per la nostra regione, rischiamo di fare una clientela scientifica e istituzionale. De Luca sta modificando le norme regionali nel senso di favorire il sistema delle clientele. Si è fatta una legge sulle nomine dei direttori generali in sanità che va contro la Madia per poterli nominare direttamente. Nella legge di semplificazione sta tentando di nominarsi direttamente direttori di distretto senza nessuna commissione e nessuna valutazione di merito. Chiediamo alla magistratura di indagare e di controllare gli amministratori locali, gli imprenditori, perché non ci possiamo permettere che il denaro pubblico della campagna finisca in clientele. Grazie Valerio. Ascoltiamo un attimo l'audio di De Luca prima dell'intervento di un imprenditore a dire quante persone porta a votare. Io sarei per mettere un po' fra parentesi tutte le cose per queste 2-3 settimane, dedicarci solo a questo. Ma guardiamo uno notoriamente clientelare come Franco Alfieri, che lui sa fare la clientela bene, come Cristo comanda, in maniera organizzata, scenditi da cazzo, ma queste cose belle. Allora, quanti sono il 50% degli elettori? Quanti sono? 7.000, 6.000, 5.000? Come? 8.000. Beh, l'impegno che assume formalmente qui davanti a voi Franco Alfieri è di portare a votare 4.000 cittadini di Acropoli, in blocco, armati, con le bandiere, la Madonna, entusiasti. Ma voi, allora muoviti tu come Madonna devi fare, offri la frittura di pesce, Acropoli, dice che c'è il cimbo da lì, le barche, gli yacht, fai il cazzo tu, ma tu devi portare 4.000 persone a votare, se ne porti uno in meno, di fronte al popolo qui che sta, se sei condannato, non parla più, a caccia, a peschi, caccia, non sono da più, sei condannato. Ma ovviamente dobbiamo parlare con i nostri riferimenti. Allora, noi pensiamo di fare un po' questo lavoro più organizzato sulle imprese. Ieri abbiamo fatto una cosa bellissima a San Giuseppe, c'è una trentina di imprenditori, polo tessile importante, se ci danno una mano, ognuno con i propri dipendenti, un poco di sforzo, se uno porta a votare la metà dei dipendenti, lì erano migliaia di dipendenti. Allora, mondo delle imprese, cioè prendiamo i voti aggregati, faremo degli incontri con le professioni, ordine dei medici, commercialisti, avvocati, faremo delle cose, anche perché prenderemo una decisione importante. Daremo la possibilità di uso dei fondi europei anche per gli investimenti che fanno gli studi professionali. Non l'abbiamo mai fatto in Campania, questa è una cosa straordinaria, quindi credo che abbiamo anche una bella cosa. Comparto della sanità. Abbiamo cercato di spiegare a due teste di sedano che hanno la funzione di commissari in questo momento che non siamo la Toscana. Qui la sanità privata è il 25% della sanità, sono migliaia di persone. Io credo sinceramente che per come ci siamo mossi in questi mesi ci sia rispetto da parte dei titolari di strutture private qualificate e possiamo permetterci di chiedere a ognuno di loro, per ogni clinica, ogni laboratorio, di fare una riunione, di farsa con i propri dipendenti, ma parliamo di migliaia di persone, quindi parliamo di un blocco abbastanza organizzato, perché se l'AIOP fa una riunione con i propri associati sono 400 laboratori. E santo è Dio, insomma, facciamo 2 o 3 di queste cose organizzate per blocchi, non dispersi. Quindi i centri professionali, mondo delle imprese, fare l'elenco dei 10-20 imprenditori che uno chiama sul piano dell'amicizia, sul piano del rapporto personale, dell'amministrazione, dice, al di là di tutte le questioni, per cortesia, fai questo lavoro, dimmi
non ci facciamo prendere in giro. Tu se vuoi dare una mano, dai una mano, però mi devi dire quanti voti porti. Sanità privata, pensiamo di fare delle iniziative, e poi veramente il lavoro porta a porta. Ognuno deve... Interviene Luigi Gaetti, membro della Commissione Antimafia del Senato. Grazie, buongiorno a tutti. Domani ci sarà l'ufficio di presidenza della Commissione Antimafia, che come ben sapete è una commissione d'inchiesta, e quindi chiederò ufficialmente l'acquisizione di questo audio, in modo da poter valutare con molta attenzione se nell'ambito di queste parole ci siano dei profili di grave responsabilità e soprattutto se si possa inquadrare un voto di scambio. Io credo che questo non ci siano particolari difficoltà, ma considerato anche il territorio e numerosi esempi del passato, vorremmo verificare se questo voto di scambio si possa poi configurare anche in un 416 ter, ovvero lo scambio elettorale politico-mafioso. Ecco quindi questo quello che sarà il mio ruolo domani, perché riteniamo che un comportamento siffatto sia un comportamento veramente molto molto grave e quindi che deve essere valutato fino in fondo. Poi chiederò e valuteremo ovviamente come commissione se segnalare ulteriormente alla magistratura questo fatto, cosa che comunque io immagino che la magistratura abbia già preso in considerazione visto la conoscenza di questo incontro che è stato fatto. Quindi lo riteniamo davvero una cosa molto molto grave e sulla quale ci si debbe davvero porre degli comportamenti di attenzione, perché non è possibile sentire quello che è stato sentito adesso in maniera informale, poi quando avremo l'audio diventerà tutto formale e quindi ci muoveremo di conseguenza. Grazie. Interviene il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio. Sì, grazie. Allora, la vicenda De Luca dimostra prima di tutto una cosa, che Renzi doveva essere il nuovo che avanza, il rottamatore, e invece è il marcio, peggior marcio di questo paese. Sta portando la classe politica veramente peggiore di questo paese al potere. Vincenzo De Luca, in un paese civile, sarebbe in galera. Oggi Matteo Renzi non solo lo porta al Senato con le riforme della Costituzione, ma addirittura gli vuole dare con una legge ad personam il ruolo di commissario della sanità campana per continuare a fare clientele che hanno massacrato la sanità nel nostro paese. Dentro la vicenda di De Luca c'è lo stile e il modo di fare politica di Matteo Renzi. Quanti governatori ha il PD in questo paese? Ma il preferito di Matteo Renzi, quello che prende soldi ad ogni decreto, quello a cui si fanno emendamenti per nominarlo commissario della sanità, quello a cui tutte le porte si aprono e quello a cui tutto è concesso in quel partito, è Vincenzo De Luca. Noi ci dovremmo chiedere questo. Io non lo so quali siano i rapporti tra loro due. Una cosa è certa, che De Luca è il governatore preferito di Matteo Renzi, perché evidentemente condividono lo stesso stile politico. E il fatto che il Partito Democratico non abbia battuto ciglio su una cosa del genere, non abbia fatto un provvedimento disciplinare, niente, non c'è niente in questo momento da parte del Partito Democratico verso un governatore del genere, la dice lunga sulla storia politica di questo partito. Io ne sono sicuro che questo audio, per molti eletti, non elettori, eletti del Partito Democratico, sia una cosa normale. Per molti, evidentemente, questo modo di fare voti è la normalità, così si fanno i voti, perché altrimenti avremmo dovuto assistere ad un partito che insorgeva, che chiedeva a Vincenzo De Luca e a Matteo Renzi di scusarsi col popolo campano, che chiedeva una sospensione del governatore, una sanzione disciplinare, le dimissioni del governatore Vincenzo De Luca. Ma facciamo ascoltare oltralpe questo audio. Facciamo una cosa, andiamo in una piazza a Berlino, andiamo in una piazza, che ne so, a Madrid, facciamo ascoltare questo audio con i sottotitoli e vediamo che cosa dice l'opinione pubblica degli altri paesi europei. Questo signore potrebbe essere il futuro presidente del Senato, perché visto che è il presidente di regione preferito da Matteo Renzi, potrebbe essere anche il presidente del Senato preferito dal Partito Democratico, dei circa 70 senatori che otterrà il Partito Democratico nel nuovo Senato della Repubblica. Questo signore è
oggi il simbolo della classe politica che ha distrutto il nostro paese, però non ci stiamo a parlare solo di lui, perché questo signore fa parte di un partito che ha come segretario il Presidente del Consiglio dei Ministri, che non ha mosso un dito quando è successa questa cosa, quando è venuto fuori quest'audio. E ha fatto scalpore l'attacco a Rosy Bindi e non si capisce perché non abbia fatto altrettanto scalpore questa cosa qui. Istigazione alle clientele, a fare clientelismo, a fare voto di scambio a 300 sindaci. Allora qualcuno si è meravigliato quando noi nei giorni scorsi abbiamo chiesto che gli osservatori OSCE intervenissero nelle elezioni di questo referendum, nelle consultazioni di questo referendum. È logico che qui ci vogliono degli osservatori esterni a controllare le operazioni di voto. Ma voi credete veramente che sia solo una frittura di pesce quello che offrirà quel sindaco per ottenere i voti? Io non credo che sia questo, poi non lo possiamo sapere. Non lo possiamo sapere, ma l'abbiamo visto tante volte come funziona, come si fanno i voti. Adesso abbiamo capito pure chi sia il mandante di questo modo di fare voti nella nostra regione. Ma parliamo della regione Campania, ma vogliamo parlare anche delle altre regioni. Questo è un meccanismo, uno stile politico, che evidentemente è incarnato dal PD, perché il PD lo tollera. Allora ci siano gli osservatori a queste elezioni, noi le chiediamo degli osservatori esterni, perché questo voto, come c'è il rischio di brogli negli italiani all'estero, per il voto degli italiani all'estero, c'è un rischio di voto condizionato su tutto il territorio nazionale e nello specifico in quei 300 comuni che il governatore della regione Campania ha invitato i loro sindaci a comportarsi in questo modo. Quindi auspichiamo che la Procura della Repubblica possa fare luce su questa vicenda e tanto De Luca ha l'abbonamento, quindi non gli cambia nulla, ne ha tanti e ne avrebbe soltanto un altro, ma per noi sarebbe veramente importante sapere se si configurano dei reati, fermo restando che non dobbiamo aspettare una sentenza per capire che questo è un comportamento immorale. E quando ci sono tanti analisti che in questi giorni dicono ma il paese potrebbe diventare instabile se dovesse vincere il no, il paese potrebbe avere dei problemi se dovesse vincere il no, ma scusate, la stabilità chi la dovrebbe dare se dovesse vincere il sì? Questi signori qua, questi qua che entrano nel nuovo Senato della Repubblica, questi sono la stabilità del paese. E su cosa si regge la stabilità di questo paese? Sul voto di scambio, sulla corruzione, su questo si regge la stabilità di questo paese. Allora votiamo noi e mandiamo a casa tutti quanti insieme, incluso questo signore qua, che vorrei dire, quando è stato eletto Presidente della Regione nessuno sapeva che a questo signore si voleva dare l'immunità parlamentare, nessuno sapeva che a questo signore si voleva dare il titolo di senatore e la possibilità di stare a Roma 3 giorni a settimana a fare il legislatore sulla sanità, a fare il legislatore sul trasporto pubblico, a fare il legislatore sui servizi essenziali del cittadino. Ci basta e avanza che stia lì a fare il governatore. Io vi chiedo veramente di parlarne anche alla stampa estera, io dico parlatene di quello che sta succedendo, perché questo è il modo di fare voti per questo referendum. Cioè qui anche su, questa è una riforma costituzionale e fanno voti così. Immaginate quando sono candidati loro direttamente, quando devono arrivare alla presidenza della regione o devono arrivare in un consiglio regionale o in Parlamento o al Parlamento europeo, dove la posta in gioco personale è ancora più alta. Immaginiamo questo. Speriamo che la Procura faccia chiarezza su questa cosa, la Commissione Antimafia lo farà e intanto i nostri cercheranno di bloccare quel vergognoso emendamento che si sta facendo ad De Lucam alla Camera dei Deputati. Grazie. Ci sono delle domande? Qualcuno vuole fare qualche domanda? Ci sono? Va bene. Okay. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.